di Cabrini sulla scia dell'impresa ottenuta dall'Under 17, bronzo ai mondiali di categoria in Costa Rica, non riesce a centrare l'unico risultato, ovvero la vittoria che le avrebbe consentito di restare in corsa per il primato nel girone in vista delle qualificazioni mondiali. Contro la Spagna, bestia nera del calcio italiano, è finita 0-0 davanti a un grande pubblico, quello del Menti di Vicenza, che ha fatto di tutto per trascinare le azzurre, ma il pareggio finale va stretto soprattutto alle iberiche, incapaci di sfruttare almeno 3-4 clamorose palle gol, su tutte un calcio di rigore generosamente concesso e che Pablos si è fatta respingere da una grande Giuliani, all'esordio da titolare tra i pali italiani. Le chance più importanti per le ragazze di Cabrini hanno portato la firma di Gabbiadini nel primo tempo e del duo Rosucci-Panico nella ripresa, dove anche le iberiche sono andate nuovamente vicinissime al vantaggio, fermate da un palo e da una Giuliani davvero insuperabile. Poteva accadere di tutto, ma alla fine il risultato è quello più giusto, ma Cabrini non perde comunque le speranze di approdare ai mondiali. Dire che sicuramente è stata una partita molto avvincente, potevamo vincere noi, potevamo vincere loro, perché abbiamo avuto entrambe molte occasioni gol, sia da parte che dall'altra. Forse se avessimo avuto un po' più di fortuna e un po' più di determinazione, magari in questo momento, a questo punto, potevamo anche gioire con i tre punti.